Bella a tutti ragazzi e bentornati finalmente qui con la nuova decklist di Kagero. Questa versione sarà basata su Superior Ride, ovvero un'evocazione superiore. Quando noi convochiamo gradi superiori appunto direttamente dal nostro mazzo e saltando turni ovviamente. Oggi troveremo due combo veramente valide e forti, che sono quella di Aleph e quella del nuovissimo Drago Bagliore di Fuoco. Entrambi hanno bisogno di tre pezzi perché la combo vada a buon fine. Ma vedremo che sarà molto ma molto facile riuscire ad arrivare a questa soluzione. Vi ricordo inoltre che con questo mazzo ho giocato ieri sera alla Car Capital della mia città e ho portato a casa un onestissimo 3-1, quindi ho perso solo una partita su 4 e sono arrivato secondo. Quindi è una lista veramente valida, ve la consiglio perché secondo me Kagero è uno dei mazzi più forti. E niente, gustatevi il video. Siamo qui ai mondi paralleli con Ska! Ma veramente? Cavolo ragazzi, scusate, credo di aver sbagliato clip. Ma andiamo veramente il video adesso. Eccoci qua con la nuova versione di Kagero, la versione 2.1. Più avanti faremo vedere anche la versione 2.2 che è ancora in cantiere. È una versione molto strana, non so ancora se funzionerà o se farà cagare. Comunque oggi abbiamo pensato a una versione di Kagero con le Superior Ride dal mazzo, cioè quelle di Aleph come nella precedente e quella del nuovo Blazing Flare Dragon. Drago Bagliore di Fuoco. Vabbè, allora iniziamo come al solito dai gradi zero e iniziamo con il nostro classico Conro. Che con un contrattacco può andare al cimitero e tutorare una carta Kagero di grado 1 o inferiore e mettersela alla mano, che può essere un pezzo delle varie combo o una perfect guard, una guardia perfetta o qualsiasi carta ci serve in quel momento. Poi dopo di lui abbiamo il 4 per la nuovissima carta. Sì, del nuovissimo Drago Artigo Gatling. Sì, il trigger della pescata. Che con un contrattacco abbiamo la possibilità di metterlo in soul, di metterlo nella nostra anima e andare a spaccare un'unità sul terreno del nostro avversario di grado 0. Non è da schifare perché anche se spacca solo il gradi 0, ricordiamoci che Barkgal e anche Conro sono dei gradi 0, quindi magari al primo turno, quando abbiamo subito un danno, lo facciamo già diretto e magari Paladino Reale o un... Ma anche il Mago Lasagna. Sì, il Mago Lasagna, mago, il Lattaio, spacca tutto, cioè è veramente forte, spacca lo starter e... Già Paladino Reale non ha più la possibilità di fare le sue combo di Blaster Blade al secondo turno e, oppure con il Kagero di andarsi a tutorare magari un pezzo della combo e cose del genere. Poi ho voluto giocare con questa versione altri due draw, altri due pescate, inneschi pescata, perché ho voluto cambiare e non giocare più 8 critici ma 6 critici e 6 draw. Semplicemente perché voglio avere sempre più sicurezza nel pescare le carte che mi servono per le varie superior. Cioè è un mazzo che la voglio fare superiore. Per forza. La voglio fare per forza subito e per lasciare indietro il mio avversario. Magari quando io ho un Vanguard di grado 3 tramite le superior, il mio avversario ce l'ha ancora il grado 1 sul suo Vanguard. Quindi ho due turni in cui io pesco due e il mio avversario ha ancora solo una carta. E niente, poi ci sono gli altri 4 critici. 8 critici, 6 critici. Due di questi perché il suo effetto è vero, sì, è forte anche questo, però è molto più situazionale e comunque me la tengo sempre in mano solo per usarlo come scudo. Mentre invece lui ovviamente ci serve il 4 per fare la combo di Aleph. Per fare la convocazione superiore dal mazzo di Aleph. E poi vabbè, quando è nella soul fa anche, può attivare gli effetti di Aleph, il secondo effetto di Aleph, quindi per forza il 4 per. Poi doppio critici, vabbè.
classico 4x di cura, non c'è neanche bisogno di farlo vedere, di spiegarlo. Poi allora, passando al reparto dei gradi 1, abbiamo messo 4 drago coda di ferro, che con un contrattacco può acquistare 1000 punti di forza. Forte perché può supportare e potenziarsi di quante volte si vuole, magari anche di 5 volte si sarebbero sprecati, però magari ci servono, non è mai detto che è sprecato, comunque può anche servirci per fare l'attacco finale, diciamo, per essere più difficile da bloccare. E lui è una parte della convocazione superiore di Drago Bagliore di Fuoco. Infatti serve lui, il drago di prima, e dopo vedremo il grado 2 che sarà Drago Nucleo Ardente. Carta bellissima, ti giuro, vi giuro, veramente troppo bella. Atomica. No, è bella proprio, l'artwork è veramente bella. E niente, questo è un pezzo. Poi ricordiamola, 4 per di bar. Stesso motivo di prima, perché anche lui serve per fare la superior di Aleph, come nello precedente video, e comunque è un 8000 che supporta di 8000 ed è sempre forte. Dopo Aleph, lui. Due copie di Kimnara. Purtroppo solo due copie, perché non riesco veramente a farcene stare altre. Nella versione 2.22, come Evangelion, ho deciso che ne giocherò 4, perché è veramente una carta troppo forte, che con un semplice contrattacco ci permette di distruggere una unità di grado 1 sul terreno dell'avversario, che può essere la unità da 8000 che supporta il Vanguard del nostro avversario, magari lo porta a 20-21.000 ed è veramente fastidioso, perché non può essere parato molto facilmente. Con questo risolviamo il problema. Appunto. Però ho solo due copie, perché in questa versione ho deciso di mettere 4 e 4 di quelle due unità precedenti, che bisogna vedere per fare subito superior. Poi dopo di lui, 4 per di Barry, la guardia perfetta di Kagero. Come al solito, vabbè, scarti un Kagero, lo metti nel cerchio della guardia. Nella guardia, e l'attacco è annullato. Semplice. Poi, passando al reparto di gradi 2, abbiamo il fantastico Drago Nucleo Ardente. Quello citato prima. Bellissimo, veramente è un artwork stupenda. Che appunto, tramite un contrattacco ci permette di, se abbiamo sul terreno Drago Coda Drago Coda di Ferro e la pescata, possiamo metterli nella sua soul e nella sua anima e evocare dal mazzo Drago Bagliore di Fuoco. E inoltre, facendo la convocazione suprema di Drago Bagliore di Fuoco, abbiamo già 4 carte nella soul, nell'anima, quindi basterà fare anche solo un effetto dell'unità di grado 1 che spacca un'unità di grado 1 dell'avversario, o l'effetto della pescata che spacca un grado 0, che andando in soul si arriva a 5 nell'anima e si può attivare l'effetto forte di Drago Bagliore di Fuoco, cioè spaccare una carta qualsiasi dell'avversario. E ovviamente ogni volta che viene spaccata una carta durante la main del turno, Drago Bagliore di Fuoco acquista 3000 punti di forza. Poi dopo di lui abbiamo ancora il 4x del nostro vecchio Aleph, Cavaliere Drago. Come già spiegato precedentemente, anche lui ha l'effetto con un contrattacco, e avendo Bar e Tar sul terreno, di metterli nella soul, nell'anima, e poter evocare Aleph di grado 3. Sì, di grado 3 dal mazzo. Come al solito, per forza 4x, anche se avevo fatto una versione precedente in cui ne giocavo solo 3 di lui e anche 3 di Drago Nucleo Ardente, però vedevo che comunque era troppo difficile farle, perché averne solo 3 nel mazzo non riuscivo mai a pescarle. Quindi ho deciso di metterne 4. E quindi
L'ultimo 4 pair delle carte di grado 2 sono Drago Berserk. Lo so che sembra brutto non giocare il Cavaliere Drago Nahalem perché è il 10.000 che entra e attacca sempre, anche non supportato. Però veramente in questa versione non riuscivo a farci a far stare tutte le carte per la combo e non riuscivo a dire di no a Berserk perché potenzia il bagliore di fuoco, entra, spacca uno comunque di grado 2 inferiore, è il Blaster Blade di Kagero, cioè è veramente forte, non potevo dirgli di no. Poi passiamo ai gradi 3. Questa volta di gradi 3 ho deciso di mettere, perché effettivamente ragionando di sopra con il mazzo che abbiamo visto sarà... Cioè li evochi tutti dal mazzo. Sì, sarà molto più facile avere il grado 3 direttamente dal mazzo, quindi pescarli non è questa gran bella cosa, a meno che non si pesca un dragone covalo, dai, quello allora sì. Boh, quindi abbiamo questa solo 2 di Drago Bagliore di Fuoco, perché comunque due copie vanno bene. L'altra volta giocavamo 3 copie di Aleph, perché comunque è vero che magari uno ce l'hai in mano, magari uno ti finisce nei danni e non puoi più fare la superior dal mazzo. Però questa volta ho deciso di giocarne 2 perché o fai uno o fai l'altro. O fai uno o fai l'altro, cioè alla fine. Comunque, Drago Bagliore di Fuoco, nuova carta fortissima. Da Vanguard o da retroguardia, durante il tuo turno, se viene distrutta una unità sul terreno del tuo avversario, durante la main, questa carta aumenta di 3.000 punti d'attacco. E magari supportata da un 7.000 che è Drago Coda di Ferro, oppure Bar che è un 8.000, arriva ad essere quel 20.000, 21.000 che il nostro avversario dovrà parare con molti scudi. Inoltre ha un'attiva che è simile a quella di Drago Salvanima. La differenza con Drago Salvanima è che la Drago Salvanima è una auto e quindi solo quando entra. Sì, solo quando entra può usare effetto. La sua invece, tramite le carte abbiamo visto che sono le pescate e anche il grado 1 che spacca il grado 1 dell'avversario, mettendo tutte queste carte nella soul si può magari rifare l'effetto anche più avanti nella partita. Poi 2 Aleph di Aleph, personificazione della vittoria. Come abbiamo già visto, ha due abilità attiva. La prima, con un quadruplo contrattacco, prende più 3.000 punti di forza e un critico in più. La seconda, togliendo Barra e Tar dalla propria soul, dalla propria anima, si possono stappare tutti i contrattacchi che abbiamo usato precedentemente per usare altri effetti. Roba molto forte, perché questo mazzo adesso, ora come ora, usa veramente veramente tanti contrattacchi, e avere la possibilità di stapparli tutti è veramente veramente forte. Quindi sempre forte Aleph, per sempre nel mazzo. Sempre nel mazzo. Ultimo ma non ultimo, il classico Dragonic Overlord, che non può mancare in Kagero. Classico ciccione infinito, grado 3, 11.000 di punti forza, quindi sia forte sia in attacco che in difesa. Abilità continua, se non abbiamo altri Kagero, vabbè, sul terreno prende meno 2.000 punti d'attacco, ok. La cosa forte è l'attiva, che sia da Vanguard sia da guardia, da retroguardia, con un triplo contrattacco, fino alla fine del turno questa carta prende più 5.000 punti d'attacco, e però perde il Twin Drive, vabbè, solo se Vanguard prende il Twin Drive. Però può attaccare, ogni volta che attacca e colpisce una guardia, Dragonic Overlord può stapparsi, risvegliarsi e attaccare un'altra volta. Vuol dire che se riusciamo a farla da Vanguard, se riusciamo ad attaccare tutte e tre le volte, invece di aver pescato 2 carte ne avremo pescate 3. E ovviamente tutti i critici e tutti i boost che becca rimangono fino alla fine del turno. E niente, Dragonic Overlord sempre forte. Come già detto, questa volta giochiamo solo 7 unità di grado 3, perché
li evochiamo dal mazzo. Li evochiamo dal mazzo e mi sembra di aver aumentato i gradi 1. Sì, per mettere, l'avevo fatto anche per mettere la duplice copia di Chimerara, che spacca una guardia di grado 1. E niente, allora adesso vedrò un po' di fare la lista anche 2.2, perché io voglio giocare assolutamente Blockade, che è l'altra unità di grado 3 tripla rara, che dura quando è un Vanguard, cioè quando è nel cerchio del Vanguard impedisce all'avversario di intercettare durante il tuo turno. Durante il mio turno. Secondo me anche quella carta lì è veramente veramente troppo forte, che non ho inserito in questa lista perché appunto non riuscivo a farcela stare, e metterne l'uno per mi sembrava stupido, anche perché è inutile averne solo una, soprattutto visto che è una carta che deve essere per forza in Vanguard e noi andremo ad avere sempre la compagnia di fuoco oppure Aleph per le varie superior ride. Niente, se volete proprio un'anticipazione della 2.2 di Kagero, sarà tutto il mazzo entra e spacca qualsiasi cosa, cioè 4 per di Berserk, 4 per di Chimnara, 4 per di Blockade, 4 per della pescata che spacca dell'avversario. E niente, ci vediamo al prossimo video. Quindi nulla, a parte un video apparentemente a caso con il nostro fantastico Francesco Ska, troviamo appunto una lista valida, forte, e sempre Renna che la mostra. E nulla, se vi è piaciuto copiatela, usatela, fateci sapere nei commenti se vi aggrada, se volete cambiare qualcosa, noi vi aiuteremo sempre. Lasciate un mi piace, condividete e noi, come al solito, ci rivediamo al prossimo video. Bella ragazzi!